Ecco, adesso ci siamo al Dipartimento Sociale di Roma Capitale per fare il manifesto di River Camp. Vai Marcello, ci sei in diretta adesso, ci puoi parlare. Ok, allora siamo in manifestazione davanti al Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale. La manifestazione è autorizzata dalla Questura di Roma. Noi stiamo protestando contro la delibera comunale di sgombero delle famiglie residenti nel Campo River. La Virginia Raggi, dopo un anno di autentiche truffe fatte contro le famiglie rom, di delibere, di promesse di dare 10.000 euro a famiglia per avere una casa, e questo era impossibile perché hanno chiesto di avere il contratto prima di dare i soldi, hanno fatto la delibera numero 70. La delibera 70. Cosa dicono con questa delibera? Hanno notificato alle famiglie il 15 maggio questa delibera, il 15 maggio. E cosa dicono alle famiglie? Avete tempo fino al 30 maggio, due settimane, per firmare un'altra volta il patto di responsabilità sociale. 15 giorni per accettare le proposte di Roma Capitale. Quali sono le proposte di Roma Capitale? Loro continuano a dire: noi ti diamo i soldi se mi porti un proprietario. Noi vogliamo mantenere questo patto, ma in realtà è una truffa. Perché? E vi spiego perché. Dicono che se noi portiamo un progetto per ristrutturare una casa abbandonata, loro ci danno questa possibilità di avere i soldi per ristrutturare la casa. Ma in 10 giorni è letteralmente impossibile, neanche se uno ha una società con architetti, con geometri, è impossibile riuscire a avere un progetto di questo tipo. In realtà cosa vogliono fare? Loro vogliono fare i rimpatri assistiti dei Rom. Hanno stanziato, hanno detto: te do 3.000 euro a famiglia e vai via dall'Italia. Nel fare questo stanno continuando anche stamattina a fare delle azioni abusive. Vengono a distruggere container, hanno sequestrato macchine che non potevano essere sequestrate da un'area privata. Stanno facendo una grave repressione e abuso e stanno mettendo una pistola alla testa delle famiglie rom e dicono: ora firma volontariamente per il rimpatrio assistito. Oltretutto Virginia Raggi dice che questo rimpatrio assistito sarà un progetto firmato con il ministro degli affari esteri, col prefetto, con la questura e con il governatore dello stato dove uno dovrebbe andare. Cioè Virginia Raggi ci vuole fare credere che in un mese lei avrà la firma del ministro degli affari esteri, quando il governo nuovo non si è ancora formato, non ha giurato, non c'è questo ministro, c'è un ministro che si chiama Angelina Alfano, al quale ci stiamo rivolgendo, così come al governo attuale ci stiamo rivolgendo. Allora, cosa succede? Che Roma Capitale dice: io il 15 giugno vengo lì e butto giù tutto e vi sgombro dal campo. Questo non lo possono fare, perché? Perché il Camping River è su un'area privata, appartiene a una signora che si chiama Susanna, è area privata. La signora Susanna ha firmato un contratto con una società a responsabilità limitata che si chiama Seges. Il legale rappresentante della Seges si chiama Claudio Medda. Claudio Medda ha in questo momento il affitto di tutto il River, area privata. Stamattina Roma Capitale è arrivata lì dicendo: noi vogliamo distruggere i container. Gli ha detto: te non puoi entrare qui, è area privata. Lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, un altro abuso. Ma noi siamo a proporre una cosa, perché la Seges ha presentato un progetto vero, vero, un progetto che vede tutte le famiglie rom essere d'accordo con questo progetto. Il progetto è stato depositato a Roma Capitale e la Seges chiede un incontro con Virginia Raggi, con Michela Micheli, con Fabrizio Fraternali, con i responsabili dell'ufficio Rom Sintecamminanti, per superare questa situazione di conflitto che esiste e trovare una soluzione vera che preservi l'unità familiare, che preservi le famiglie e i bambini. Dovete sapere che stamattina l'assistente sociale Paola qui dell'ufficio Rom Sintecamminanti, ha ricevuto delle famiglie. Cosa gli ha detto? Gli ha detto: guarda, ai capofamiglia, io ti faccio questa proposta, ora te vai a vivere in un centro di accoglienza
vai a vivere in un centro di accoglienza, la tua moglie e i tuoi bambini, e te vai a dormire in mezzo di strada. Questo hanno detto sotto il ponte. Questo capofamiglia gli ha detto: no, io non accetto di separare, perché mi vuoi separare dalla mia famiglia? A un altro gli hanno detto una cosa analoga, gli hanno detto che gli ha detto: aiutatemi a trovare una casa, aiutatemi a trovare un proprietario, no, firmate questo contratto col proprietario e mi date la casa. E loro non intendono, non stanno facendo questo, non stanno facendo, stanno continuando abusi, stanno continuando a fare delibere che noi porteremo in procura, perché esiste un'indagine aperta dal Giuseppe Pignatone. Questa indagine vi faccio vedere, è il procedimento aperto dalla Procura di Roma con RGNR 144739. C'è un'indagine aperta da Alberto Pioletti e Letizia Golfredi. Abbiamo denunciato il sindaco Raggi, Maria Elena Boschi, per una truffa, perché loro stanno utilizzando i fondi strutturali europei che servono a dare una casa e un lavoro alle famiglie rom, non mandarle in Romania o in Jugoslavia, ex Jugoslavia, o in Bosnia o in Montenegro, via dall'Italia. Tutti sono nati a Roma. Continuiamo a denunciare che un signore, Giorgio Alilovic, è stato preso, messo su un aereo, dopo 36 anni vissuti a Roma, abitava a River, sua moglie Patrizia, 5 bambini e una disabile. Giorgio Alilovic era accettato che riceveva i 10.000 euro che non gli hanno mai dato, ha accettato, la finanza ha guardato i suoi conti e ha detto: è vero, te sei povero. Che è successo? A novembre lo fermano col furgone, aveva il ferro, trasportava del ferro, gli fanno una multa perché non aveva il permesso, gli sequestrano il furgone e poi l'ufficio Rom Sinti Camminanti gli manda una lettera e gli dice: ora io ti revoco le misure di sostegno perché ti hanno fatto una multa. Abbiamo fatto la procedura di contestare. Giorgio Alilovic ha firmato un documento che io vi faccio vedere, ha firmato il 12 marzo, protocollato all'ufficio Rom Sinti Camminanti. Questa è la firma di Giorgio Alilovic e ha detto: non mi puoi levare questo sostegno, io ho diritto a averlo, a nessuno cittadino italiano viene levato il diritto a avere un sussidio di disoccupazione, una casa popolare, perché ti hanno fatto una multa. Abbiamo chiesto al governo di indagare, ad ANAC, anticorruzione, abbiamo chiesto di indagare. Cosa sta succedendo? Che Giorgio Alilovic, Roma Capitale, sono passati 60 giorni, non ha mai risposto ancora, per cui sono fuori legge, si chiama omissioni di atto d'ufficio. La questura è qua, sa bene che è un reato penale l'omissione di atto d'ufficio, sta mandando di nuovo in procura a denunciare. Abbiamo denunciato il 26 aprile il comandante Antonio Di Maggio, denunciato per gli abusi compiuti il 18 aprile nel River. Il comandante Antonio Di Maggio è arrivato con 25 macchine alla polizia municipale, 60 addetti, tutti con giubbotti antiproiettili, le pistole, lo spray peperoncino che fortunatamente non l'hanno spruzzato negli occhi dei bambini come è successo alla Marilli, fortunatamente no, hanno sequestrato le macchine da un'area privata, non potevano, a macchine private, su un'area privata, sono state prese dicendo non hanno le assicurazioni, ma le macchine erano ferme e è diritto tenere una macchina ferma su un'area privata, per cui quello che succede è un abuso denunciato alla procura. Antonio Di Maggio ha compiuto abusi contro le famiglie, no? Lo abbiamo denunciato in procura, continueremo a denunciare gli abusi, chiediamo alla polizia municipale, al corpo Antonio Di Maggio, di non toccare con un dito né una donna, né un bambino, né un uomo, né un anziano, perché da 5 anni, e abbiamo le prove, il film Dragan aveva ragione, testimonia le aggressioni subite da Dragan e dalla sua famiglia, le famiglie scappate dall'inferno di Castel Romano, abbiamo le prove di via Marilli, quando Antonio Di Maggio e il suo comando spruzzavano il peperoncino in faccia alle donne, abbiamo le prove filmate, le porteremo in procura, chiederemo di processare Antonio Di Maggio e Virginia Raggi. Allo stesso tempo, nella legge, chiediamo di fermare questi abusi, chiediamo che Roma Capitale ci riceva, chiediamo che riceva soprattutto la SEGES con i rappresentanti Roma e si superi questa situazione. La dottoressa Cristiana Peperoschi chiede di lavorare a Milano per i Roma, chiede se sai quanti soldi l'Unione Europea ha. Sì, vi dico quanti soldi. Allora, ieri
al ministro della coesione territoriale, ieri, al forum nazionale della pubblica amministrazione, al ministro della coesione territoriale, che si chiama Claudio De Vincenti, abbiamo consegnato un dossier. Questo dossier contiene l'intero ammontare dei soldi che l'Unione Europea ha dato all'Italia per integrare, fare inclusione sociale dei Rom, dei Sinti, dei camminanti, dei senza fissa dimora, dei minori non accompagnati, degli immigrati, delle persone escluse. L'Italia ha ricevuto 7 miliardi di euro, 2014-2020, 7 miliardi di euro attraverso 62 programmi. Il primo si chiama PON Inclusione, Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020, sono 1 miliardo e 250 milioni di euro. L'asse principale, inclusione abitativa e lavorativa di Rom, Sinti, camminanti, senza fissa dimora. PON Metro. La Virginia Raggi ha 3 milioni e 8 del PON Metro, il PON Metro sono 894 milioni di euro. Ieri abbiamo incontrato l'autorità di gestione di questo PON Metro, c'era Ludovica Gro, abbiamo chiesto un incontro col ministro, con la presidenza del Consiglio, perché vengano rispettati i regolamenti europei. I nostri delegati devono entrare nei comitati di sorveglianza, ci sono altri 60 programmi regionali, si chiamano fondi sociali europei, fondi sociali europei di sviluppo regionale, fondi sociali europei di sviluppo agricolo 2014-2020 su tutte le regioni italiane, in tutto 7 miliardi di euro. A oggi in Italia sono passati 4 anni e mezzo dal 2014, non una famiglia rom o senza fissa dimora ha avuto una casa, per cui è una truffa che stiamo denunciando con lo striscione, una truffa, un abuso di Stato. Abbiamo chiesto alla Commissione Europea 11 maggio, abbiamo consegnato il dossier a Corina Cretu, commissaria alle politiche regionali, abbiamo detto leva i soldi all'Italia, sospendi i fondi, apri un'indagine sull'Italia, perché il diritto umano di un rom, di un tedesco, di un francese, di uno spagnolo, di un italiano è uguale di fronte alla legge europea. Per cui, per questi motivi, noi camminiamo nella legalità e chiediamo veramente la fine di questo, veramente una cosa ignobile, vergognosa, vergognosa. E ha detto loro che hanno detto del Campo River? Il Campo River, stiamo chiedendo un incontro, stiamo chiedendo di ricevere la Seges, non possano, porteremo la delibera 70 in procura, questa delibera Virginia Raggi la porteremo in procura, chiederemo alla procura immediatamente di intervenire su Virginia Raggi, il campo non si può toccare, è un'area privata, la Seges è pronta a varare un progetto già depositato, un progetto vero di inclusione sociale, ne vuole discutere con Roma per permettere di superare questa situazione e dare veramente una casa al lavoro, per cui c'è anche la soluzione. Non possono continuare questi signori a camminare come i cavalli ammaestrati, i muli, sapete, i muli hanno i paraocchi, non possono, devono levarsi i paraocchi. Di Maio, Salvini, vi faccio un appello, io manderò questo video a Matteo Salvini e gli dirò: Matteo Salvini, diventi ministro degli interni, verremo sotto il ministero degli interni appena diventi ministro, ti consegneremo il dossier. Matteo Salvini, dici che le leggi sono uguali per tutti, bene, allora ci devi ricevere e devi far rispettare la legge. Grazie. Questa fosse l'intervista di Marcello Zinesi, ti ringraziamo tanto, Marcello Zinesi.